Allora, vi ho fatto vedere come si lavora il dritto, come ho riproposto l'avvio, quindi il montare le maglie e abbiamo fatto la prima riga della nostra lavorazione al dritto, che sarebbe, scusate, questa qui. Ora facciamo un'altra riga al dritto, dopodiché vi faccio vedere il rovescio. Quindi il ferro sempre sulla mano sinistra. Il ferro con i punti montati, il ferro vuoto sulla mano destra, prendiamo il filo, cerchiamo di tenere anche il ferro, quindi con l'indice e il pollice, con il medio agganciamo il filo. Io almeno faccio in questo modo, poi c'è chi riesce a trovare una posizione alternativa migliore e va bene lo stesso, non è una regola ben precisa. Allora iniziamo. Prendo il ferro, lo infilo dentro al primo punto, passo il filo che arriva dal gomitolo sopra al ferro vuoto e lo faccio ripassare dentro al punto, facendo scivolare il punto che io ho lavorato precedentemente. Quindi infilo dentro al punto, prendo il filo, lo faccio passare sopra e riesco sempre da sopra e faccio scivolare il punto. Ora velocizzo, così vi faccio vedere. Questo è il dritto, vi faccio vedere il punto rovescio. Ok, quando facciamo due righe di dritto abbiamo queste piccole come delle palline qui sotto, per cui queste vengono considerate viene considerato come quando a fine lavorazione è come se si vedesse un rigo, ma in realtà sono due giri, quindi abbiamo dovuto lavorare due volte, una volta in questo senso, una volta in questo senso, una volta in questo senso. Per cui questo è 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2 e sono i nostri due giri di dritto che abbiamo fatto sinora. Adesso vi faccio vedere come si prendono le maglie per lavorare il rovescio, quindi per fare la maglia rasata. La classica maglia che solitamente si vede nelle lavorazioni. I ferri si posizionano sempre allo stesso modo, per cui il ferro, scusate, dove abbiamo i punti sempre sulla mano sinistra, il filo ci arriva da destra e il ferro vuoto si tiene con la mano destra. Per eseguire il dritto, noi prendevamo con il ferro vuoto lo infilavamo davanti alla maglia in questo modo. Per eseguire il rovescio dobbiamo tenere e considerare che il filo che viene dal gomitolo deve passare sopra l'ago, per cui in questo modo, sopra al ferro vuoto, scusate, non all'ago, e lo andiamo a infilare dal davanti. Una volta infilato dal davanti, sempre con lo stesso sistema di passaggio del filo sul ferro vuoto, lo facciamo da sopra, per cui in questo modo prendiamo il ferro, lo facciamo uscire da sotto anziché da sopra e il punto che ci resta che abbiamo appena lavorato lo dobbiamo far semplicemente scivolare come abbiamo fatto per il dritto. Però si prende di fronte anziché dietro, per cui abbiamo detto il ferro che abbiamo sulla mano destra lo passiamo da sotto verso sopra, ripassiamo il filo da sopra sotto in questo modo
e facciamo uscire il ferro da sotto, così. Questo è il punto che abbiamo lavorato nel giro precedente e lo lasciamo scivolare. Facciamo di nuovo. È molto importante riuscire a tenere sia il filo che il ferro e non tirare troppo il filo, perché tirando il filo il punto viene molto stretto, per cui al giro successivo, alla lavorazione successiva, quando andremo a infilare il ferro dentro a questo punto, faremo molta difficoltà se è eccessivamente tirato, per cui deve avere la giusta tensione, cosa che si guadagna con il tempo, non è una cosa scontata, nel senso che per trovare la giusta tensione non è semplice, ci vuole tanto esercizio e tanta manualità. Quindi continuiamo in questo modo e arriviamo fino alla fine. E adesso velocizzo un attimo. Passaggio l'ho fatto vedere perché voglio farvi poi vedere il risultato finale. Allora, siamo arrivati alla fine. Questo è il rovescio del lavoro, perché abbiamo questa specie di palline qui sulla lavorazione. Se io adesso giro il ferro, iniziamo a vedere queste piccole V. Questa è la nostra lavorazione a maglia rasata. E si forma facendo il primo rigo al dritto, il secondo rigo al rovescio, il terzo rigo al dritto, il quarto rigo al rovescio e così via. Sono giri alternati con i ferri lineari. Per cui il primo rigo al dritto, il secondo al rovescio, abbiamo formato la prima V. Ora vi faccio vedere. Siamo in questa posizione. Abbiamo le V di fronte a noi. Questo è l'ultimo punto che noi abbiamo costruito, per cui adesso ci tocca fare il dritto. Ora io lo faccio un po' più velocemente per farvi vedere poi il risultato finale. Ecco qui, allora ho fatto il mio giro al dritto ed ho un'altra V. Nel momento in cui io prendo il ferro e lo metto sulla mano sinistra, il ferro con i punti, di fronte a me avrò questi pallini, per cui capirò che devo lavorare al rovescio. Quindi prendere la maglia da sotto, passare il filo sopra e uscire. E così fino alla fine.